Ben ritrovati, siamo sempre qua nella nostra redazione e continuiamo il giro di interviste ai candidati sindaco che quest'anno proveranno a prendersi la poltrona di sindaco a Sarzana. Qui alla mia sinistra Walter Chiappini, candidato di Sarzana Movimento, lista civica. E partiamo da una domanda semplice, così per rompere il ghiaccio: perché ha deciso di candidarsi? Deciso di candidarmi, o meglio, hanno deciso altri di candidarmi proprio perché il mio percorso è stato questo, è stato quello di entrare in consiglio comunale, raccogliere informazioni, raccogliere esperienza per poi poter portare qualcosa alla città. Qualcuno l'ha riconosciuto già dall'anno scorso, mi hanno chiesto di andare avanti e mi hanno detto che forse potrei essere l'unico in grado di dare una garanzia di correttezza e di sincerità ai cittadini, per cui sono qui. Sarzana è una città che presenta molti problemi. E tra questi abbiamo appunto il tema di Marinella, un tema molto ampio, attuale e discusso. Secondo lei quali sono i motivi che hanno portato Marinella alla situazione attuale e quali provvedimenti necessari per riqualificarla, secondo lei? Il problema di Marinella innanzitutto è stato quello di essere succube, subalterna a decisioni di potentati esterni all'interesse del territorio. Mi faccio ad esempio al Masterplan 2007, dove probabilmente l'interesse delle proprietà o della proprietà, perché Marinella è decisamente un latifondo, era in possesso della Monte dei Paschi, dopodiché con le società che hanno fatto la società Marinella SPA, si è dato modo di poter intravedere una speculazione enorme, per cui Marinella è stata decisamente abbandonata almeno nell'ultimo decennio, il masterplan del 2007, con le prospettive di questa speculazione, e penso che questo sia proprio il risultato, cioè lasciare decadere Marinella in maniera che i cittadini e i marinellesi stessi dovessero poi subire qualsiasi tipo di decisione possa essere messa in campo per migliorare la situazione. Più avanza il decoro, più la situazione è indecorosa, più il degrado, più i cittadini hanno poi la necessità di adeguarsi, perché se vuoi migliorare qualcosa arriva qualcuno che ti dice questa è la proposta, alternative non ce ne sono, per cui si va avanti così e i cittadini generalmente ingoiano qualsiasi tipo di decisione. Non è così. Non è così perché Marinella ha la possibilità di essere rilanciata mantenendo la sua vocazione storica, che è quella agricola d'allevamento, mantenendo l'altro pezzo di vocazione storica che è quella della balneazione, quindi noi pensiamo che lo spacchettamento inteso per lotti di Marinella sia uno dei modi da perseguire per il futuro. Il litorale è una cosa, il vecchio borgo è un'altra cosa, la piana agricola è un'altra ancora. Se arriva qualcuno che acquista tutto dalla Marinella, vediamo. Sentiamo le proposte che hanno. Fino adesso le proposte sono rivelate tutte bufale, inconsistenti. Sappiamo che esistono proposte ben più pregnanti, anche proprio dal punto di vista dell'indotto che potrebbero portare, ma sempre esclusivamente finalizzate al mantenimento della vocazione storica della piana. Quindi pensiamo di dover perorare questa causa. Sappiamo che ci sono i soggetti anche molto, molto ben preparati. Sappiamo che lo sanno a livello politico e quello che ci spaventa e ci fa specie è che nessuno ha pensato invece di chiamare questi soggetti, chiedere in grandi linee cosa intendono fare, verificare se il progetto è perseguibile e cominciare con un tavolo istituzionale comune a cercare le soluzioni, finanziamenti con i fondi europei, con le banche, perché ci sono anche banche interessate, con qualche privato, ma tutto finalizzato a rilanciare l'allevamento e l'agricoltura, tutta una serie di altri progetti contingenti che rilancerebbero tutto il comprensorio. Sono convinto di questo perché conosco anche parte del progetto, non interamente, ma parte sì. La mina di Magnale è un problema veramente grosso perché comporta un investimento da parte dei bagnatori che poi si ricadrà sugli utenti. La mina di Magnale è stata erroneamente definita, va ridefinita, vogliamo capire se così va bene, e allora è una cosa, se così non va bene e va portata la linea alla strada litoranea come pensiamo noi, allora è un altro paio di maniche perché la situazione sarebbe ancora più facile rispetto a questo piano spiagge, ci piace in certi punti purché non sia soggetto al privato. Un altro tema molto discusso e aperto è quello che riguarda le scuole. Note quindi le problematiche sui comprensori scolastici sarzanesi. Quali sono,
i problemi, diciamo, le cause che hanno portato in queste condizioni e quali potrebbero essere le soluzioni da prendere per migliorarle un po'. Le cause sono sicuramente il disinteresse delle amministrazioni, perché fra il fatto che se ne sono proprio disinteressati, quello che i bilanci dei comuni più di tanto magari non potevano permettere, le amministrazioni si sono molto molto adagiate sull'esistente. Le scuole sono in parte degradate, in parte non sono state messe in regola con le nuove normative. Questa amministrazione ha incominciato, pungolata da un'opposizione, sottoscritto da almeno 3 anni, pungolo l'amministrazione sulla questione delle scuole, ha incominciato a chiedere alcuni finanziamenti con cui è andata a sistemare alcuni certificati di sicurezza per le scuole minori. Lo so perché l'ho chiesto, in seguito ai finanziamenti, dopo la mia richiesta, so che sono state messe in regola alcuni certificati di sicurezza, purtroppo non quelli antisismici. E questo è un grosso problema, anche se noi riteniamo che la situazione non sia così grave come quella che alla fine si è cercata di far apparire. Noi siamo stati quelli che hanno denunciato il problema dello 0,1 di indice di resistenza dell'appoggio Carducci, ma siamo anche stati quelli che hanno denunciato il fatto che probabilmente la perizia è sbagliata. Quindi tutti sanno che noi abbiamo chiesto una nuova perizia, che ci è stata bocciata nel Consiglio Comunale, che poi l'amministrazione invece ha ridato l'incarico per una nuova perizia, per cui noi pensiamo che i fondi pubblici per le scuole siano sufficienti per garantire nel corso di 2 o 3 anni, perché questo è il tempo che ci vorrà per avviare un vero recupero antisismico delle scuole, per poter andare a verificare qual è la situazione migliore. Noi, non è un segreto che noi contiamo di riportare a Sarzana la scuola 21 luglio come scuola. I cittadini ce l'hanno chiesto, hanno detto prima provate questa cosa e poi una seconda, magari una seconda ipotesi, ma noi vogliamo che la scuola ritorni. E quindi noi pensiamo di dover rifare le perizie sulle mie scuole, andare a chiedere i fondi pubblici, vedere qual è la soluzione migliore, proporla ai cittadini anche magari con un referendum e poi andare a verificare nell'intero panorama delle proprietà immobiliari del comune cosa è meglio fare con le singole proprietà, se spostare le forze dell'ordine, se spostare gli uffici comunali. Insomma, questo viene dopo, ma la priorità è decidere se la scuola 21 luglio può tornare ai sarzanesi come scuola, perché è uno dei punti cardine della storia di Sarzana e noi contiamo di rivalutare la storia di Sarzana. Secondo lei Sarzana è una città insicura, come è stata descritta? E nel caso, come intendete affrontare il problema? No, Sarzana non è una città così insicura come si può voler far pensare da una certa parte. È vero che sono aumentati i problemi, è vero che c'è una problematica di sicurezza, ma non così forte come possiamo trovare in altre città. Ci sono dei provvedimenti da prendere, ci sono dei provvedimenti da prendere subito, immediatamente, ci sono dei provvedimenti da prendere nel corso del tempo. La sicurezza in una città non è solamente l'intervento delle forze dell'ordine, perché in quel momento si è verificato un problema. Sicurezza nella città è una questione più complessa che va anche da come studiamo l'urbanistica, da quanto decoro vogliamo dare alla città, da come intendiamo educare o rieducare tutta una serie di soggetti. La sicurezza non è solo un problema di immigrazione, come qualcuno vuole far pensare. L'immigrazione è uno strumento di un canale di delinquenza che sfrutta situazioni di emarginazione. Meno emarginazione c'è, meno possibilità c'è della delinquenza di trovare manovalanza. Oggi sono gli immigrati a farla da padroni in questo senso, quelli clandestini, quelli che non riescono o che vengono addirittura per delinquere, perché non possiamo negare neanche questo, ma non è che non ci sia mai stato spaccio, che non ci sia mai stato, ci siano mai state situazioni di indecoro. Si tratta semplicemente di riportarle dentro a un contenitore più generale in maniera da prevenire e anche curare, certo. In questo senso i sindaci ci pare che non abbiano ottemperato neppure alle normative di legge, dalla vecchia legge mi sembra 2008 fino all'ultima del 2017 della Minniti, dà dei precisi strumenti ai sindaci. Uno strumento che noi vogliamo mettere in campo sconosciuto e che ci sembra con l'ultima
l'incontro che abbiamo fatto sulla sicurezza, che sia veramente un ottimo strumento, è il dirigente delegato alla sicurezza urbana, una figura che dovrebbe mettere insieme tutti gli uffici comunali e contestualmente coordinarsi con le forze dell'ordine per mettere in piedi un sistema di prevenzione dal punto di vista anche urbanistico, dal punto di vista anche educativo, e un sistema, se vogliamo chiamarlo, di repressione. Ma a noi non sta bene tipo l'affermazione che ha fatto il sindaco, ad esempio, sui vandalismi dei nostri ragazzi, ad esempio durante l'estate devono intervenire i carabinieri. Noi siamo sicuramente più per prevenire, rieducare, quindi magari prima, visto che si conoscono anche i gruppi, cercare di intervenire direttamente sui gruppi, perché poi sa, se arriva un carabiniere e ti trova sul fatto, partono delle denunce. Le denunce non sono mai belle, forse conviene cercare di recuperare i nostri ragazzi a un modo di vivere più civile, più solidale con gli altri. Di notte qualcuno dorme e qualcuno invece va in giro a fare, tra virgolette, casino. Questa cosa qua va un pochino più dimensionata nel rispetto di tutti, anche nel rispetto dei ragazzi, perché non pretendere che qualcuno li punisca così severamente vuol dire rispettarli, rispettare loro, rispettare tutta la città. Va ripensata la città in questi termini, e non certo militarizzata, questo no. Però comunque la polizia urbana deve fare il suo compito. Noi abbiamo un progetto ben preciso. Non ci piace quello che ha detto il sindaco: assumeremo 10 vigili perché non ci sono le risorse. Lui stesso ne ha previsti 2 soli per quest'anno e per quest'altro anno. Non ci piace che ci dice che ci sono 30 vigili urbani, perché non ci sono, perché noi abbiamo fatto una verifica sul campo e abbiamo, se va bene, dalle 6 alle 8 unità veramente disponibili per poter fare servizio sul territorio. Vorremmo anche noi ampliare il servizio con un vigile di prossimità che ritorna nell'ottica di quello che ho detto prima: conoscere la città, conoscere i suoi problemi, conoscere chi dà problemi e intervenire in quello. Nel suo programma lei ha intenzione di pedonalizzare di più il centro storico e di riqualificare i parcheggi. In questo modo però le macchine che prima parcheggiavano nel centro storico e ora tuttora parcheggiano nel centro storico si troveranno a dover parcheggiare fuori. Lei si è preparato a un eventuale ingorgo, diciamo, nelle strade che rimangono fuori al centro storico? Guardi, la scelta era aprire Sarzana o chiudere totalmente Sarzana, totalmente inteso comunque che le deroghe devono rimanere per molte situazioni. E la nostra scelta è stata quella di chiudere perché Sarzana deve diventare un salotto. Non è pensabile che sia un salotto attraversato da auto, anche perché Sarzana in definitiva sono 600 metri lineari da porta a porta. Del resto abbiamo anche verificato quante sono le auto che stazionano dentro Sarzana, e sono veramente poche, e sono quasi tutte illegittimamente parcheggiate. Non esistono parcheggi dentro Sarzana in cui si possa parcheggiare mezza giornata o una giornata. Certo, c'è il problema dei parcheggi limitrofi. I parcheggi limitrofi vanno tutti rivisti, però anche qui è facile fare delle promesse, ma il difficile è trovare una soluzione con la società che ha vinto l'appalto. Noi abbiamo un contratto. Un contratto prevede che una società arrivi, faccia un'offerta, investa dei soldi perché ha un riscontro economico in entrata. Quindi bisogna trovare sicuramente una mediazione con la società. Chi promette ora, promette senza aver parlato alla società, e questo a noi non piace. Noi vorremmo parlare con la società, rivedere tutto il piano sosta intorno alla città e comunque rispettare un minimo di contratto che è stato fatto. Un contratto, quando si decide un contratto, se si ha torto, comunque si toglie al privato la possibilità di avere gli introiti che aveva previsto, occorre pagare una penale. Quindi credo che sia determinante sedersi a tavolino con la società che gestisce il parcheggio a pagamento e ripensare tutto il parco dei parcheggi blu rispetto ai parchi dei parcheggi bianchi, anche con agevolazioni, sconti, con orari più flessibili di pagamento, o meglio più ristretti, lasciando la possibilità di alcuni fasci orari anche gratis. Però ripeto, questa cosa qua va fatta sedendosi al tavolino con la società. Chi promette di farla così e senza aver parlato con la società sta promettendo una cosa che non è in grado di garantire. Nel primo punto del suo programma, che tra l'altro vedo che ce l'ha qui davanti in forma cartacea, ma che si può trovare
anche online, nella sezione lavoro e sviluppo, nella parte commercio, c'è scritto innanzitutto basta con nuove aperture sulle varianti. Ma come si fa ad impedire a un privato di aprire un'attività commerciale se è in regola con la legge? Guardi, in regola con la legge vuol dire rispetto del piano regolatore che abbiamo scaduto ma ancora vigente. Noi dobbiamo fare un nuovo PUC, il piano urbanistico comunale. Il nuovo PUC, noi siamo dell'idea che un nuovo PUC come adatto può anche togliere. Per cui noi vorremmo ripensare il PUC in maniera in cui le strutture vuote che ci sono oggi, che sono quelle che permettono alla grande distribuzione o anche alla media distribuzione di insediarsi ancora di più sul territorio sardanese, possono essere riconvertite in altre soluzioni, artigianali ad esempio, perché solo commerciali. E quindi questa cosa qua si può fare nel nuovo PUC. Questo penso che sia l'unico modo per impedire nuove aperture, perché oggi la legge consente di aprire aperture, di aprire nuove soluzioni commerciali in strutture già presenti sul territorio, già con quella destinazione d'uso e vuote. Su questa cosa qua diventa veramente difficile. Una cosa che c'è da dire è che il Comune comunque contrasta difficilmente queste aperture perché ha necessità di introitare gli oneri di urbanizzazione, vuoi sotto forma di finanziamento diretto in denaro, vuoi con scomputo di oneri di urbanizzazione. Basta vedere l'ultima richiesta di apertura che c'è stata nella zona di Via Pecorina. Il Comune ha la necessità di fare una rotonda e quindi si è abbassato all'esigenza di un privato che viene a aprire purché si faccia la rotonda. Questa è un'altra cosa da verificare. Gli oneri di urbanizzazione noi non intendiamo usarli in questo modo e intendiamo contrastare queste aperture proprio anche da questo punto di vista qua. Troviamo le soluzioni per fare noi i lavori in maniera da non essere succubi per l'ennesima volta di privati che vengono a colonizzare il territorio, tutto a discapito del centro. Oltretutto Sardana non è che non sia frequentata, Sardana è frequentata, ma è frequentata sulle varianti. Sulle varianti ci sono folle di persone che arrivano. Quello che bisogna fare è, ora abbiamo la variante in questa maniera, ora abbiamo questi insediamenti grossi, insediamenti e medie superfici, bene, troviamo il modo di portare le folle che vanno sulla variante, di riportarle anche in centro, e questo si può fare con un buon progetto. Sardana in Movimento, ricordiamo che è una lista civica completamente staccata dagli altri partiti politici, è composta da 16 candidati, quindi 15 più 1, escluso lei. Tutti quanti diciamo partono senza esperienza pregressa in politica, ma siamo sicuri che una squadra del genere nell'ipotesi di vittoria sia in grado di svolgere un lavoro importante come appunto l'amministrazione di una città? Beh, guardi, io reputo, l'ho detto più di una volta, che per amministrare una città come Sardana la cosa principale, la necessità assoluta sia quella di riconquistare la fiducia dei cittadini. Oggi i cittadini sono desistenti perché le loro capacità, la loro intelligenza non è mai stata supportata a dovere dall'amministrazione. Quindi se i cittadini decideranno di supportare l'amministrazione con idee, con progetti, l'amministrazione che metteremo in campo noi sarà sicuramente dalla loro parte. Quindi non servono, secondo noi, dei geni a condurre l'amministrazione, serve gente che dia la garanzia di poter sfruttare le idee dei cittadini di Sardana, perché meglio dei cittadini di Sardana, meglio dei commercianti di Sardana, meglio degli artigiani di Sardana, chi sa dare risposte ai problemi di Sardana? Sono loro quelli che li portano avanti, sono loro quelli che anche per sopravvivere fino adesso hanno portato delle idee, anche buone idee, ma secondo noi decisamente si può fare di meglio con loro aiuto. Io riparto ad esempio dal piano del commercio, anzi dal piano marketing, che abbiamo già pagato, era un bel piano e aveva molte idee che venivano dai commercianti. Si riparte da lì, si riparte dalle idee dei cittadini, si fa un progetto condiviso, l'assessore certo che deve essere comunque una persona capace in quel ramo o comunque abbastanza introdotta in quel ramo, ma quello che conta è poi riuscire a dare la garanzia ai cittadini che il loro progetto verrà portato avanti. Se si crede in quel progetto e se si intravede un miglioramento per Sardana va assolutamente portato avanti, i cittadini sono determinanti in questo.
Quindi insomma, l'intervista con Walter Chiappini si conclude qui, e lo ringraziamo per il suo tempo e ringraziamo anche chi ci ha seguito fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. Grazie a voi, grazie.